Ogni tanto succede, soprattutto nei mesi invernali, che lo sporco si infiltra nel freno e di conseguenza la molla non ha la forza per far tornare indietro i pattini e rimangono attaccati al cerchio, quindi ci fanno fare più fatica. Il difetto sostanzialmente è che frenando, vedete, quando noi freniamo il freno non torna indietro, ok? Bene, ora lo smontiamo e lo sistemiamo. Siete pronti? Eccoci qua, dopo aver tolto il filo del freno e tolto il freno dalla bicicletta, abbiamo sotto mano il freno. Come vedete, quando lo andiamo a chiudere è proprio inchiodato, non funziona più, ok? Proprio è anche duro da tirare. La prima cosa da guardare è se la molla, in questo caso, è ancora buona, perché molte volte succede che la molla si deteriora e si rompe. Ora scomponiamo tutto il freno. Ora, dopo aver pulito tutti i pezzi, rimontiamo il freno. Conviene avere un po' d'olio da mettere negli accoppiamenti. E magari anche un po' di grasso. Qua bisogna fare, lasciare che il freno sia libero e nello stesso tempo che non abbia del gioco eccessivo. Perfetto, adesso finiamo le varie regolazioni e il freno è perfettamente revisionato.
Bene, dopo aver revisionato il freno, rimontato sulla bicicletta, in questo caso abbiamo sostituito anche il filo e vedete come adesso il freno ha un ritorno completamente indipendente. Bene, l'abbiamo sistemato. Grazie a tutti dell'attenzione, buona giornata.